sì. Allora, adesso ci fai un sorriso. Okay. Non tagliate le mie occhiaie, vi prego. No, no. Preoccupaci, abbiamo i telefonini bellezza 10. Dai, grande. sono andata a fare le foto per la... No, per il passaporto. No. E c'era fuori dalla macchinetta, perché è una cosa di velocità, che le coppie che specchio che stringono. Mamma, una che soddisfazione! C'era Violanda lì davanti, dai, mi dite così. Magrissima! Mi è piaciuto tanto. Vedi come la usano sempre questa cosa. Però in quel momento stavo molto bene, mi piaceva. Adesso non vi sto facendo vedere le pulite perché tanto lo vedete sui video. Mega vedi che ok, allora la faccina ce l'abbiamo. Attenta, vero? Allora, cosa siamo? Parla con mia mamma, non la vuoi vedere di nonno, bambini, partiamo sempre dalla frangetta, quindi su tre dita facciamo la frangia. Perfetto, guarda. E poi andiamo su, e andiamo su. E ce la mettiamo qua sul tavolo pronta per l'uso. Sara, fino qua ci sia. Sì, tranquilla nonna. Fin qua ce la possiamo fare. Poi da occhio a occhio. Quindi faccio questo occhio oramai. Vedo che lei sta soffrendo. Da occhio a occhio, stando molto vicino agli occhietti, metto la colla e appoggio senza schiacciare, assolutamente non dovete schiacciare. Col dito tengo stretto, giro e vado a mettere la colla anche dietro. Mi appoggio con le forbici e taglio. E poi cosa facciamo? Tagliamo anche la frangetta. Non troppo corta, che sia troppo corta. No, se tu fai... Ogni volta che si va dal parrucchiere, non tagliare il ciuffo, non tagliare esatto. Il ciuffo. Sì. Però qua la differenza è che se tu metti la colla proprio lì vicino... Eh sì. Capito? Allora, adesso dobbiamo fare la matassina. In questo caso le facciamo con un po' più 50-55 cm, su una testa da 40, ci sta quantità che vada a coprire un po' la calotta della testa senza che sia troppo grossa. Prendiamo il filo lungo come la passina e la leghiamo al centro. Pure una parte, secondo la dimensione. Sì, è così. E questa l'abbiamo preparata. Poi prepariamo anche la treccina, due treccine. Saranno 20 centimetri circa, 23, facciamo 25 centimetri così, andiamo di cifre tonde, sono 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, allora 3, e 9, dovrebbero bastare 9 giri, se no mi viene troppo ciucciuna, va bene, quindi nodino qua, e questo poi questo 5, 6, 7 e 9, sì, le ciocchine della mattina e andiamo questa buona lì che ti vai a fondere e facciamo un altro così assistente tieni stretto qua fa le trecce? Eh sì, c'è una treccina. Ah, ma non li taglia sotto, eh? Per ora no, devo tagliare un po', abbiamo 3, manca uno. Così? È diversa da tutte le altre che hai? Come?
è diversa da tutte le altre che hai? Che cosa? Questa? Sì, questa qui l'abbiamo, me l'hanno chiesto con le treccine, quindi facciamo vedere come si fa con le treccine. Come si fa con le treccine. Ah, esatto, stiamo per attivare la fotocamera. E si spegne? Non si deve spegnere. Mm. Sì, sì. Se la fate più lunga potete riannodarla su se stessa, quindi avete anche questa opzione. Una. L'assistente ti tocca ancora. Posso fare una domanda cretina? Non sono mai cretina, dai, le domande. Allora, io a volte quando ho fatto i capelli, vabbè, ma mica faccio queste cose con i ragazzini a scuola. Faccio una treccia durissima. Sì. Non faccio i due pezzi. Allora, i due pezzi qual è la differenza? Puoi fare anche la treccia lunga, però hanno un verso le trecce. Se tu la fai lunga, ti fai il verso diverso. Questa è una finezza. Che è cretina? Nella... No, 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 assolutamente. No, cioè non è in una cosa fatta un po' in velocità così, che ci può stare tranquillamente. Però è prevedibile fare i due pezzi. Però sì, hanno un verso. Quindi in qualche modo devi... Hai ragione, non avevo mai fatto... Così. No, che c'è? Ma in questo caso me ne servono due, ma perché dobbiamo farle? In un certo modo. Ok, ce ne abbiamo una, ce ne abbiamo un'altra, abbiamo il nostro ciuffo, abbiamo la testa, adesso andiamo a attaccarla. Come facciamo? Partiamo sempre con la testina di fronte a noi, la giriamo, contorno del viso non cambia mai, quindi goccina di colla, lo andiamo a mettere appena sopra alla cucitura, così. Facciamo il contorno che va dalla frangia al nodo in questo modo qua, stondando un pochino perché così non viene la faccia impallata. Appoggiamo bene tutti i capelli che aderiscono, giro dall'altra parte col pollice tengo stretto, quindi vado sempre da qua a qua, così, e appoggio. Quindi il contorno del viso è questo, di dietro andiamo semplicemente a riposizionare. Mi sposto un po' di roba e mi appoggio al tavolo, così. Poi prendiamo un filo di lana lungo come la nostra matassina, perché così si nasconderà in mezzo ai capelli. Col pollice passo sotto e acchiappo tutto col pugno. Mi raccomando, con questa posizione qua, il pugno appoggiato così. Giro la faccina, col dito medio catturo il filo, lo tengo stretto nella lettura e ci faccio tre giri. Mi appoggio al tavolo e faccio il nodo. Uno e due, così sono sicura che non si muove la lettura. A questo punto lo divido in due parti. Ebbene sì, non state a contare i fili, due parti più o meno. Poi facciamo da una parte un torsion, sempre tenendolo in fondo il torsion, ok? Quindi giro, giro e ci passo dentro e ci faccio una sorta di nodino. Faccio la stessa cosa di qua, torsion, torsion, giro intorno alle dita, sfilo le dita e passo dentro così. Adesso cosa facciamo? Dobbiamo cercare di mettere giù questi nodi in modo che facciano questi due cipollini, ok? Perciò prima lo mettiamo bello, così, fate in modo sempre che vadano un po' verso l'alto questi. Ne appoggio uno, qualche goccetta di colla, mi aiuto con questi qui che sono più lunghi, con uno spillino, a tenerlo fermo, faccio la stessa cosa di qua e vado a fissarlo. Adesso che si è fissato, cosa facciamo? Ci facciamo partire le nostre treccioline da qua. Ora possiamo anche definire che questo ci va, si vanno a nascondere così non ci vengono dei cioccoli. Quindi
dovete continuate il vostro crescendo e cercate di compattarlo dentro. Poi, senza ostinarvi, con l'aiuto delle forbici, così, ok, così, poi idem da questa parte qua, questo, e va qua. Questo qui mi sta scatola. No, non si vede. Non si riesce qui. Sì, sono bambi. Poi, questo qui lo devo mettere che faccia così, non devo metterlo che cada in questo modo. Cioè, devi mettere come se esce di là dal cielo. Esatto, brava, così. Cerchiamo di fare carino. Guardi nei video e lo faccio vedere, quindi te lo ritrovi spesso questa cosa qua. Allora possiamo mettere una cosa carina, usare questo qua, così lo maniamo sul tema, ci faccio martedì quando torniamo. Quindi io eventualmente devo andare sul sito e devo scrivere le cose. Sì, c'è proprio, è un sito e-commerce, quindi funziona come tutti i siti e-commerce. Ok, questa gocciettina ce la appoggiamo qua così, con la punta della forbice appoggiamo qua dentro. Non farò mettere mai i fiocchi in questo modo in testa perché potrebbe far male. Giusto un pochino. Sono sul pochino. Bellissimo. Quindi, alla fine vedi con le treccine. Mamma che bello. Bravissima. Sei eccezionale, guarda, c'ha delle manine fatte.